In cammino tra i ghiacciai. Presentato da Scarpa, No Place Too Far. Scarpa. Sono un po' pensierosa, forse anche perché le guide lo sono, dall'inizio, già da prima di partire, che continuano a ripeterci che questa tappa qui non è da prendere sotto gamba, soprattutto questo porcellizzo. Sifredo, quante volte ce l'ha detto Stefan? Lì in da fate in su, siamo un gruppo grande, so che siamo in buone mani, però so anche che le due tappe che abbiamo vissuto finora sono diverse da quello che ci aspetta oggi, che ci aspetta nei prossimi giorni. So che oggi si riderà forse un po' meno lungo il percorso, poi quando arriveremo in capanna alla Gianetti ci lasceremo anche andare, però dovremo essere un po' più focalizzati. È che io dormo in verticale perché non ci sento nei lettini. Se no sono dentro lì così, allora mi metto storto. Abbiamo un problema. Abbiamo lavato tutti i vestiti ieri e alcuni sono ancora bagnati. Da me la maglietta. E fin qui dici, vabbè, partenza alle 3:30, non l'avevo calcolata, ma fa niente. Puoi mostrarla. Questa, vabbè, bagnata non è tanto interessante. Però è più interessante che abbiamo un partecipante. Cosa è bagnato? Le mutande. Buongiorno a tutti, eh? Oggi la nostra tappa va appunto da Sage-Forêt alla capanna Gianetti, una tappa di 5-6 ore con dei passaggi abbastanza difficili o delicati. Sicuramente i passaggi difficili sono attrezzati con la catena. Noi dobbiamo mettere il casco, imbragatura, ramponi, perché dobbiamo fare forse anche un tratto con i ramponi. Cerchiamo di camminare abbastanza compatti per via dei problemi di caduta di sassi, ma non ci sarà nessun problema. Importante è qua, direi, uno che fa il finale, perché camminiamo nella notte, così vediamo che quando siamo là che poi diventa chiaro per salire che ci siamo ancora tutti, non che uno poi se n'è andato. Ok. Ok, allora si parte, eh? Se partendo via presto la mattina, però sì. Non è efficiente, non è efficiente. Tenetevi. Questo sasso si muove. Sì. Attenzione che si muove, allora. La catena. Oggi sconfineremo nella vicina Italia. Per raggiungere la capanna Gianetti, infatti, scopriremo la Val Codera e la Val Porcellizzo. 9,9 chilometri, è una tappa relativamente breve quella che ci aspetta, ma con due passi impegnativi, il Trubinasca e il Porcellizzo, che culmina a 2940 metri e che è anche il punto più alto del percorso. In totale ci aspettano 5 ore e 30 di cammino effettivo, con un dislivello positivo di 1464 metri e negativo di 843. Thank you.
Buongiorno Stefano. Buongiorno. Ti diamo vigore o vigore? Ma sti chi? Hai 4:30 per cosa? Per vedere l'alba già. Mattino all'Orenburg, diesel, o no? Quindi bisogna vedere il panorama e tutto, no? Dopo che si va in montagna, le da parti presto, no? Pari glacé, tutto caduta sassi, salscalda, è importante. Ma è vera questa cosa che l'Elia non fa dormire tutti, chiacchiera? Che vai, bisogna sgridarlo. Sta cambiando il scenario, nel senso ci stiamo avvicinando nei dettagli che avevamo visto in lontananza i giorni scorsi. E sì, le rocce cominciano a avvicinarsi, comincia a avvicinarsi la parte che dicono più stabili. E quello chiaramente, ecco, il cascarle più di al sagoma è sulla testa. Come bisogna fare attenzione, come bisogna comunque mettere i piedi. E quando è che rigo certe volte, che momenti lì, io proprio più sei repentini, cioè proprio quando è che magari ti senti con un sasso si stacca o quel che è, ci pensi, alla fine sono dei riflessi che adesso si sono un po' instaurati quasi non nella quotidianità, ma comunque in una parte interna. Magari un sasso comincia un po' a balà che devi tenerti, nel tempo, nell'ultimo momento ho lavorato anche un po' su questo fatto che di elaborare questo incidente. Adesso, come dicevo l'altro giorno, usciamo dalla zona di comfort, però ho proprio voglia di sperimentare. Già ieri con i nodi ci hanno dato sicurezza e quindi proviamo. Romano ieri diceva Porcellizzo, super in piedi, guardi su e ti spaventi e ti cade addosso. Ci ha preparato al peggio. Romano, io penso che al va è un caso e dic, e se comincia più e passare su, e tu stai domani alla cinta. Va bene, se no io sono giusto, è tutto bene. Prova a passare su e dopo in caso di clam. Adesso dobbiamo salire qua, abbiamo le catene sono abbastanza grosse, eh? E appena che si arriva sopra il chiodo o dove c'è un po', si prende il moschettone, questa è la catena, si aggancia e poi si va avanti. Quando si arriva a un chiodo ci si posiziona bene, si stacca, prima la posizione, poi si stacca, si mette dall'altra parte, poi si continua, eh? E cerchiamo di andare tutti assieme, dovete un po' vedere, ci sono dei tratti più ripidi così e magari tra un chiodo e l'altro è meglio che ci sia solo una persona, eh? Speriamo vada tutto bene. Metto il moschettone, apri, vola. Il troppo contro la catena. Solo adagio, concentrati. Ma nessuno che ha preso il sasso? Ha preso la gamba della Dalia. Va bene, Dalia?
Sì, sta bene. Lo dico dopo. Attenzione ai blocchi, adesso arrivate fino a qua tutti. Fa vedere. Vieni in qua. Che scarpelata. Spellata. Per fortuna sono stata. Fa vedere. Urco! Ma ti ha presa di brutto? La calza. No, ma ti ha presa di brutto, Dalila. Si è staccato un masso dai piedi dell'Adriana. È arrivato secco sulle gambe della Dalila. E poi di là. Gusti. Va male, Dalila? No, va. Adesso che caldo va. Fortuna ma che... per precauzione meglio non mi fa dolore. Ok. E vedi? Sì, sì, sei lì. È grosso? Un bel bocciolo. Se ce l'hai, volentieri. Quindi l'hai fermato a te col piede un po'. Cioè. Con quelle due gambe l'ho fermato. Sì, sì. Hai avuto la reazione di fermarlo con le due no, gambe? No, non proprio, l'ho vista all'ultimo. Non guardare. Allora, qua, aspetta che ti tolgo. Scusa, qua. Ma ti sembra solo muscoli o no? Che sì. Sono schiacciati un po'. Penso, cioè andare sono riuscita. Sì, sì. Se fai col piede ti va? Vedi là? Un po'. Ma qua l'osso ti fa male questo? No. Questo? No. E allora è davanti proprio il... Stinco. Sulla pelle. Era grosso. Sì. Era bello grosso. Era grosso. Adesso noi abbiamo qua una corda, così io vado con te con la corda e andiamo fino sui cimi. Sì, dopo. Perfetto. Rubinasca, ci siamo. È successo quello che non volevamo, ma si sa che questa roccia si stacca, quindi è ancora andata bene. Eroina, coi due piedi l'ha frenato. Infatti c'erano dietro la Silvia e il Giovanni che sono ancora sotto shock. Continuano a dire, vedevamo il sasso che ci arrivava in faccia. Che dura. Bolle. No, insomma, rischiato di ammazzare un po' di persone. Che cade una pietra, può capitare. Ormai apposta non ha fatto di sicuro, stava andando sulla pietra. E questo può capitare in un canale così. Adesso qua facciamo un tratto, non è così lungo, ci sono dei passaggi un po', magari un pochettino più ripidi, però appigliati bene con degli appigli e degli appoggi e si va via tranquilli. Non essere là tristi e così, bisogna essere vispi. Dai che ce la facciamo. Ale, dai. Ok. Terti davanti, Romano, quello. Con lei, sì? Ecco, sì. Pensa tu vada avanti. Aspetta, aspetta. Vai, vai. Allora. Adriana, poteva davvero succedere a chiunque. Aspetta che ti metto ancora dentro qua. Una in più brutta. Tieni bene qua. Ho detto che per fortuna non c'erano le mani, sì, sì. Ma è successo tutto talmente veloce che vedendola passare subito ho detto caspita, spero che non prenda quello dietro di me perché cioè, davvero c'è la gente dietro e se a me prendeva le gambe loro li prendeva in testa. In quei momenti non riesci a vedere dove metti i piedi, senti che tiene e
dai, e poi è caduto. L'istinto ti butta contro la roccia, cerchi di risalvarti, ma appunto non hai il tempo di pensare, e quello che ti rimane è proprio l'emozione che ci vuole più tempo da elaborare, da digerire. È importante non fermarsi, perché se ti fermi la paura è così, aumenta, è chiaro che c'è un tremolio o così, un momento di debolezza, ma si riprenderà. Poi ne parliamo anche con Romano, vediamo la sua gamba, perché se si è gonfiata o così che non arriva di camminare, allora dobbiamo far arrivare l'elicottero, perché qua non si scende senza. È un incidente mai adesso di 9 anni fa, dove sono stato io a staccare il mio sasso che mi ha fatto cadere, e quindi in qualche modo c'è una similitudine, montagna, sassi che si muovono. In quel caso lì ho fatto anche un volo, e ecco, chiaramente tutta questa terreni instabili mettono una certa ansietta. Due settimane all'ospedale, tanta fortuna, in quel momento in cui arriva la rega ti senti salvo. Arriva comunque con persone super equipaggiate, super formate, e sai di poterti concedere nelle loro mani e di lasciarti abbandonare da ogni pensiero che sei salvo. Questo è stato un momento di grande gioia, di grande benessere quando sei lì e senti l'elicottero arrivare. Devo dire che per fortuna, nella sfortuna, questo incidente è successo subito e quindi ha aiutato a entrare subito nel mood. Non stiamo più facendo un trekking qualsiasi, sono cose che possono succedere, bisogna cambiare mentalità. Non è che si può riavvolgere la bobina e farlo in modo differente, ma proprio farne tesoro. Uno pensa che elabori i propri traumi in modo differente, ma penso che anche questo parlarne, condividere anche altre esperienze magari, che alla fine ci rende un po' tutti uguali e consapevoli che, ecco, si è avuto fortuna e che deve andare così. Poi ci rende anche più uniti. Proprio passo passo ci si aiuta, si guarda, aspetta, potresti metterlo lì, potresti metterlo là al piede, si sente proprio la forza del gruppo. Sono io, lei. Boom, silenzio adesso, eh. Credo. Resta la giù bassa, eh? Di destra. Là le tue marce. Qua ora è destra, le sue. Di mia, sì, sì, vedi. Così era 6 km. Da appoggiare, guardare. Tranquilla, tranquilla. Calma, adagio. Attenzione di non battere la testa, perché ogni tanto. Okay. Okay.
Concentrati. Silenzio. Eccoti Porcellizzo, ci siamo. Ale Damiano. Tutti 50 metri invece. Brava Iri! Buona! Piano dovremmo anche abituarci perché ormai il ghiaccio si sta ritirando, la neve si scioglie prima, quindi tutti questi canali qua diventano sfasciumi e è praticamente una sofferenza salirli e scenderli, però ormai nuovo alpinismo sarà qualcosa del genere. Fa parte anche dell'andare in montagna. Lo svantaggio era proprio che siamo un gruppo grande, un gruppo più piccolino non risultava così difficile il Porcellizzo, sono sicura. Bisogna fare più attenzione e disciplina. Bravissima, brava tu! Buona, brava! Dura, brava! Bravi! Va bene l'acqua, è fresca, eh? Che polpacci! Te visci che muscoli! Porco cane! Che bello! Brava! Bravo Sifri! Ci hai portato anche qui! Bravo Sifredo, grazie mille! Ciao a tutti, sta bene! Grazie Sifredo! Sono gestore da 36 anni, dopo la morte di mio padre sono venuto io, ho cominciato a gestire questo rifugio. C'era di mio padre, c'era mio nonno, quindi è una gestione un po' familiare del rifugio. Io ho cominciato a venire su con i miei genitori a 3 anni. Facevamo sempre la stagione qui in rifugio. Io ho anche 2 sorelle che anche loro venivano su con me negli anni eravamo bambini. Queste cime qui sono cime molto frequentate. Tutte le sere faccio sempre un giro col binocolo per vedere se sono rientrati tutti o se c'è gente in parete ancora. Capisco se sono in difficoltà oppure stanno scendendo perché hanno fatto tardi, però scendono tranquillamente. Fai magari tanta fatica per arrivare su alla bocchetta, alla cima così, per 2 minuti di soddisfazione, però che vale la pena. Comunque, tanta sofferenza, magari per gente è per niente, per noi è comunque un po' di pace, un paio di minuti di felicità. Questa sera vado a dormire sicuramente con un'esperienza in più, un'esperienza che lascia anche i suoi segni, però tranquilla e sicura e anche con voglia di domani di nuovo partire e affrontare la prossima tappa. È bellissima, è un continuo salire e scendere. Però dolce. Quel famoso wow di si va la bocchetta e si guarda dall'altra parte, cerco di tenerlo tappa per tappa sempre presente. Io ho visto che incontrando gente in montagna, qui amici in generale restano a lungo. Il bello è proprio arrivare qui e ti si apre un mondo.
Questa trasmissione è stata presentata da Swiss Helicopter Regione Ticino, 15 basi in Svizzera. Swiss Helicopter Regione Ticino.